I support Matera 2019, for sure. I think you may have a good chance to win. Good luck. It's so beautiful. I support the idea of Matera 2019. I think it's a great idea. I support Matera 2019 fully. Oh, I indeed support Matera 2019, yes. I'm supporting Matera, definitely. Yes, thank you. Davvero contento. Felice. Contentissima, c'ho le lacrime. Significa aver superato il primo traguardo, il secondo avrà il calore del popolo, il calore della gente, tutti insieme vinciamo. Oggi Matera è europea, mentre nel 2019 saremo mondiali. Secondo me ce la possiamo fare. Il percorso di candidatura di Matera 2019 è stato sicuramente uno degli elementi più esaltanti di questi 4 anni di lavoro. Nata grazie a una associazione Matera 2019 di giovani materani che nel 2009 hanno immaginato che il 2019 potesse essere una meta condivisa per tutto il territorio, un percorso che già dall'inizio del 2011 è stato un percorso molto interessante, ma che ha avuto uno sviluppo eccezionale soprattutto dalla seconda metà del 2012 fino a tutto il 2013. Sono state organizzate qualche centinaio di eventi e di manifestazioni, sono state prese collaborazioni con tutte le principali associazioni del territorio, ci si è basati su 2 grandi progetti della regione Basilicata, Visioni Urbane e il progetto per la nascita della Fondazione Cresco, di tutte le associazioni culturali che si riuniscono proprio per dar vita a un soggetto unitario per la cultura della nostra regione. E poi ci sono stati tutta una serie di appuntamenti nazionali e internazionali molto significativi. Si è cominciato con gli Open Days dell'Unione Europea che si sono svolti a Matera nel novembre del 2011, nel corso dei quali già si sono tracciate alcune linee guida della candidatura e in particolare è nato il progetto Italia 2019 su una proposta, su una battuta fatta dal direttore di Siena 2019, Pierluigi Sacco, che è stata ripresa da noi del comitato ed è diventata proprio una proposta che attraverso il CIDAC è diventata poi addirittura approvata dal Parlamento italiano. Ma non è stato soltanto un percorso che ha coinvolto Matera e la città con tantissimi allestimenti, con tantissimi momenti pubblici e che ha coinvolto tantissimi giovani, soprattutto le scuole, con un progetto
in particolare che si chiama Porta la tua scuola nel 2019 e che avrà un suo esito straordinario in una mostra che per due mesi si potrà vedere negli spazi di San Rocco, ma che ha toccato tutta la Basilicata e che è andata anche in giro per l'Italia e per l'Europa, ospiti per esempio di tante associazioni lucane, l'associazione lucana di Vigevano, quella di Pisa, quella di Roma, quella di Torino, con le quali abbiamo colloquiato anche in due riprese al Rifreddo di Potenza e negli spazi proprio del Teatro Duni con una diretta televisiva coordinata da TRM proprio su tutti i lucani del mondo che possono aiutare la candidatura. Questi quattro anni sono stati veramente un percorso esaltante che in parte ha dato già degli esiti, innanzitutto una crescita costante del turismo a Matera e in tutto il territorio del Materano. In questo periodo in particolare c'è da ricordare anche che insieme alla candidatura è nato un evento ormai abitudine di questo territorio che è Materadio, la festa di Radio 3 che ogni anno porta qui la radio culturale nazionale con i suoi principali programmi e che appunto ha portato in giro per l'Italia e per l'Europa e per il mondo il nome di Matera, facendolo consolidare come una città veramente interessante sia per gli appassionati di cultura sia per quelli che una volta non la conoscevano, che la immaginavano come una città di povertà e di solitudine e che invece adesso ne apprezzano le ricchezze culturali e la millenaria storia che può essere d'esempio per il futuro. Matera si è candidata a capitale europea della cultura per sfuggire, io spero definitivamente, ad una sorta di destino crudele che ha il Mezzogiorno d'Italia. Matera è un luogo emblematico del sud del paese. Ho ripetuto spesso che si trova in qualche modo nel malleolo dello Stivale, un luogo avaro che nel passato è stato definito in tanti modi, ma sicuramente non propriamente adatto allo sviluppo. Ciononostante Matera è riuscita a dimostrare che qui è possibile operare, lavorare, impegnarsi e anche produrre esempi positivi per il resto del paese e innanzitutto per il Mezzogiorno. Quindi la motivazione più forte che è stata data a questa candidatura è proprio la sua dimensione di modello, voler costruire un modello che serva anche a tanti altri territori, a cominciare dal sud Italia, ma anche a tanti territori dell'Europa, per costruire, grazie alla cultura e grazie all'impegno partecipato dei cittadini, ai quali naturalmente viene richiesto uno sforzo straordinario di mettere da parte in qualche modo la lamentazione tipica dei nostri luoghi, tipica anche qualche volta della nostra cultura, sostituendola con un'azione positiva e propositiva, lavorare tutti insieme per obiettivi che possono essere colti costruendo un programma culturale ed un programma anche infrastrutturale molto forte, dalla dimensione diversa, straordinaria rispetto ad altre occasioni che pure ha avuto la città. Fondiamo la fiducia, la speranza che questo si possa fare sia sulla forza del programma ma anche sulla grande tradizione che la città di Matera ha saputo esprimere, ha saputo nel passato realizzare attraverso il capovolgimento di una sorta di destino che l'aveva probabilmente esclusa, l'aveva isolata, eppure la città è riuscita negli anni a diventare il punto di riferimento per il mondo culturale, ma per tantissimi cittadini che scelgono oggi come meta preferita la città di Matera. Matera 2019 perché Matera è una città dai grandi contenuti culturali, perché in questi ultimi anni è cresciuta per cultura di accoglienza, per bellezza naturale, per sicurezza, per la capacità di essere città
dalla mentalità molto aperta e inclusiva, si è saputa imporre per attrattività su uno scenario mondiale, perché è sede dei SAS di Matera, perché ha un riconoscimento dell'UNESCO, perché ha messo in campo in questi ultimi tempi attività culturali, socio-culturali, socio-educative e anche esperienze nell'erogazione di servizi avanzati, perché è tecnologicamente innovativa, perché ha saputo cogliere anche la sfida dell'innovazione, della comunicazione, ha saputo sostanzialmente costruire come vettore nella Basilicata per cultura e per turismo, per impresa, una estrema e particolare qualità anche di aggregazione, per cui ci sono più motivi per sostenere, per tifare per Matera 2019 e ci sono più motivi perché Matera 2019 possa non solo candidarsi ma ambire a questo traguardo prestigioso. Il percorso di candidatura è una grandissima opportunità per una città, per la nostra città in particolare, e gli elementi che caratterizzano la dimensione culturale della nostra candidatura sono tutti, come dire, insiti nel DNA della nostra città e del nostro territorio. E questa candidatura, una delle cose più straordinarie che ha, è che coinvolge l'intera regione. Non è Matera per 2019, ma è Matera Basilicata per il 2019, tutti e 131 i comuni della nostra regione, oltre ai luoghi intorno, vicini, che hanno aderito, si stanno come dire, facendo promotori di un percorso veramente straordinario. Anche la nostra soprintendenza, anche il museo, che abbiamo la fortuna e la grande gioia di poter guidare in questo momento così particolare, si sono mossi subito, forse anche prima, a fianco del percorso di candidatura, perché i temi fondamentali, i cardini, gli assi della candidatura, che è una candidatura fortemente inclusiva, che fa della cultura un fattore di sviluppo e di crescita, non pensando tutto questo in senso economico o solamente in senso economico, come spesso si sente, ma in un senso come dire, comunitario, cioè una comunità che si sviluppa e che cresce a partire dalla cultura e che fa della cultura il proprio come dire, orientamento. E questo è fondamentale, perché può essere solamente retorica, possono essere solamente delle bellissime parole, oppure questo può diventare il fattore determinante di cambiamento all'interno di un contesto così particolare e così piccolo come il nostro. Qui davvero noi possiamo, recuperando la nostra tradizione guardata con gli occhi di oggi, con gli occhi del futuro, possiamo diventare uno straordinario modello per l'Europa e per il mondo. È un tempo in cui l'emergenza sociale, le difficoltà economiche, una declinazione anche valoriale diversa di una società spinge molto all'individualismo, al microegoismo, alla frammentazione e anche la crisi un po' delle strutture, delle istituzioni classicamente che da decenni hanno rappresentato un modello per la società, parlo della famiglia, parlo della politica, parlo dei partiti, delle istituzioni in genere, porta sostanzialmente ad una ulteriore frammentazione. L'esperienza di Matera, messa in campo dal comitato, dall'amministrazione comunale, dal livello regionale che ha seguito e accompagnato, dagli operatori turistici, dagli imprenditori, dai cittadini singoli, di far squadra, di far famiglia, è un'esperienza che va salutata come un segno di maturità, di capacità di stare insieme, e per noi è un gran successo ed è un valore aggiunto. Gli obiettivi di questa candidatura sono chiari e sono descritti nel dossier con molta precisione, con delle grafiche molto interessanti. Partono da dei dati che abbiamo
avuto da un'indagine fatta in collaborazione con Data Contact su un campione di un migliaio di intervistati in tutta la Basilicata. Un campione che ha dato già dei risultati straordinari, con una voglia di partecipazione e una notorietà della candidatura davvero oltre ogni immaginazione. Circa il 90% degli abitanti della Basilicata sanno che Matera e la Basilicata sono candidate capitale europea della cultura, oltre il 30% è già disponibile ad aprire le proprie case per ospitare gli artisti, oltre il 50% è disponibile a fare il volontario e circa il 70% addirittura è disponibile a fare dei progetti per abbellire la città e la regione in occasione della candidatura. Queste indicazioni sono diventate degli obiettivi quantitativi della candidatura medesima. Noi soprattutto vogliamo, attraverso la candidatura, portare qui tantissima gente a lavorare da tutto il resto d'Europa e vogliamo diventare un vero e proprio hub, un vero e proprio centro di una rete europea sui temi dell'open culture. Essendo lo slogan Open Future, che cosa vuol dire open culture? Vuol dire portare a Matera tutti quelli che utilizzano le tecnologie per costruire dal basso contenuti culturali. È un modello che abbiamo già in parte applicato con progetti come Ammonastery, come Coder Dojo. Sembrano nomi strani e forse certe volte lo sono, sono dei nomi emblematici, per esempio, per raccontare di giovani e meno giovani che offrono le loro competenze da tutta Europa per migliorare la nostra città, come è accaduto nel caso di Ammonastery, oppure di bambini che sanno programmare direttamente con il computer i contenuti di progettazione informatica, come nel caso dei Coder Dojo. Questi appuntamenti, che sono degli appuntamenti singoli, vogliamo che diventino la norma. L'obiettivo ultimo della candidatura di Matera è che una città che è stata molto povera e che aveva un tasso, per esempio, di lettura e quindi molto basso, e un tasso di analfabetismo molto alto, un tasso anche di povertà intellettuale molto rilevante, non guardi al passato cercando di colmare quei gap, ma guardi al futuro cercando di anticipare il futuro. Il grande obiettivo della candidatura è quello veramente di avere dei cittadini molto competenti sulle sfide che ci saranno nel 2020, nel 2025, nel 2030 e quindi di anticipare dei trend culturali anziché starne al traino. Un secondo grande obiettivo è quello di avere più turisti, ma di non avere turisti di tutti i tipi, di non avere turismo generalista, ma di avere un turismo collegato alle produzioni culturali che verranno sviluppate e che partono, per esempio, dal grande esempio del cinema. Siamo qui sempre a Palazzo Lanfranchi, in uno spazio dove è allestita la straordinaria mostra su Pasolini a Matera, arrivato qui 50 anni fa, la tradizione è proseguita con una produzione anche internazionale di grande notorietà, magari qualitativamente meno apprezzabile, ma sicuramente importante per l'identità materana e lucana, come La passione di Mel Gibson, e che sta diventando un trend anche questo molto importante. La produzione audiovisiva sul web, la produzione musicale, ma anche la produzione di ricerca scientifica collegata principalmente al centro di geodesia spaziale. Vogliamo quindi turisti che sappiano apprezzare le nostre bellezze, ma che diventino soprattutto dei cittadini temporanei, che hanno voglia di risiedere qui a Matera per dei tempi medio-lunghi e a aiutarci a diventare tutti insieme più europei, ma anche a tenere insieme la cultura umanistica con la cultura scientifica in maniera decisamente più intrecciata, perché sappiamo che questa è una delle grandi sfide del futuro. Penso che la dimensione europea, che è una delle due dimensioni che ovviamente sono al centro del processo di candidatura, sia molto importante per Matera a prescindere, cioè a prescindere che si vinca, perché è uno strumento, secondo me, è una dimensione, una condizione di lavoro utilissima per Matera, per la Basilicata e in generale per l'Italia, ovvero quello di consentire agli operatori del territorio, alle realtà che qui operano, di avere un elemento di confronto sui temi innanzitutto. E di capire come i temi che e i problemi e le proposte e le soluzioni che sono qui in qualche modo reagiscono, si incontrano, si scontrano, hanno delle cose da dire con gli stessi temi, con le stesse proposte che arrivano in Europa, e oggi ci sono degli elementi di conflitto, degli elementi di debolezza nella narrativa europea che hanno bisogno in qualche modo di essere raccontati, e Matera da questo punto di vista, come città resiliente, come città che propone anche un modello alternativo di economia, di costruzione della comunità, di costruzione delle relazioni, di una socialità che in qualche modo è molto antica e molto profonda, ma allo stesso tempo è incredibilmente contemporanea a delle cose
forti da raccontare all'Europa, è un pezzo della narrativa possibile dell'Europa, allo stesso tempo Matera ha bisogno dell'Europa, per innanzitutto perché si presta naturalmente come un campo di sperimentazione, è un luogo, se vogliamo, anche privilegiato per facilitare la riflessione, privilegiare la sperimentazione. Gli artisti, i creativi che sono venuti qui, tutti riconoscono il fatto che Matera ha questa forza, questa potenzialità nell'evocare, nel suscitare riflessioni e pensieri profondi. Noi dobbiamo fare della cultura uno dei settori portanti dell'economia della città. Questo è il punto nevralgico. E poiché è possibile con la cultura trovare occupazione, soprattutto per giovani laureati e inoccupati, è su questi livelli che occorre far sì che si possa progettare. Matera deve cominciare a pensare come trasformare la cultura in occasione di lavoro e far sì che l'arte e la cultura deve coniugarsi col lavoro e quindi con la produzione. Questo è il messaggio aperto che nasce anche dal dossier, non l'evento, non il fuoco pirotecnico che dopo l'ultimo botto fa sì che il cielo ritorni più nero di prima, ma stabilizzazione di iniziative culturali per dare sviluppo e occupazione. Io ho la mia età e sono abbastanza anziano, però io chiudo gli occhi e vedo questa città volare su questo settore. E ho la piccola esperienza della Fondazione Zetema che mi dice che è possibile, perché oggi all'interno della Fondazione Zetema lavorano circa 15 persone. Per me Open Future significa Matera che con queste due, questi due sassi, il sasso barisano e il sasso cavioso, apre le braccia all'Europa in qualche maniera, che abbraccia il proprio futuro, il futuro dell'Europa, il futuro che Matera potrà aiutare a portare all'Europa attraverso Matera 2019, che è un'innovazione che parte davvero dal basso, dal cuore dei sassi, dai cittadini, in collaborazione con tantissime persone, con le amministrazioni pubbliche, con l'apparato burocratico, con gli artisti, con i quartieri, con i viaggiatori, con i cittadini culturali, con gli abitanti temporanei, tutti che insieme portano qualcosa a questo grande tavolo e contribuiscono qualcosa a creare un nuovo futuro. Credo che questo è quello che significa per me Open Future. Open Future, futuro aperto, forse il termine italiano non rende sufficientemente l'importanza di questa parola, open, aperto, aperto all'ingresso soprattutto di tante persone che possono insieme a noi decidere di stare a Matera, di venire a Matera, di diventare abitanti, abbiamo detto anche temporaneamente, come d'altra parte siamo tutti abitanti temporanei di un luogo, per poter creare, per poter inventare, per poter innovare, quindi chiamiamo giovani creativi, designers, persone che hanno voglia di farsi contaminare da questo spettacolo straordinario che è la nostra città e insieme a noi, insieme ai materani, insieme ai lucani, in Basilicata, costruire una prospettiva positiva. Il concetto di open vuol dire mettere a disposizione di tutti quello che si fa, le memorie immateriali, gli open data, un governo partecipato che chiede appunto insieme ai cittadini di decidere sui bilanci piuttosto che sulle scelte strategiche. Relativamente agli artisti può essere anche il creative common, cioè il fatto che io faccio una musica e metto a disposizione le note di questa musica come base gratuita per altri che vogliono costruirci un altro pezzo su quella musica per cambiare la melodia piuttosto che per cambiare l'identità. Matera è una delle città forse dove siamo convinti potremmo gettare un seme che possa essere ben conservato per il futuro. Quindi chiediamo di venire a investire in questa città, non soltanto dal punto di vista culturale, ma proprio anche di risorse e di professionalità. Lo stesso Coder Dojo è una formula di scommettiamo sul nostro futuro insegnando ai bambini una conoscenza aperta e trasversale e non più una conoscenza calata dall'alto. Crediamo molto nell'intelligenza collettiva e lo stiamo mettendo in pratica, quindi i progetti che erano sulla carta noi li cerchiamo di applicare. È una scommessa perché non è una questione di classe dirigente che deve cambiare un territorio,
ma è un popolo che deve mettersi in discussione per cambiare insieme alla classe dirigente politica, amministrativa di quel territorio il proprio futuro. Quindi un futuro aperto, non necessariamente predefinito, ma che sia un metodo continuo di mettersi in discussione senza perdere la propria identità. Nel primo dossier si è partiti dal concetto di insieme, perciò la cittadinanza di Matera della Basilicata, che dovevano essere al centro dei progetti culturali e specialmente del processo creativo che poi avrebbe portato ai singoli prodotti e agli eventi. E, quando poi è stato scritto il secondo dossier, perciò a distanza comunque di un anno, alla fine si sono già fatti dei passi avanti, cioè noi abbiamo sentito che comunque c'era una maggioranza delle persone che erano alla fine i primi interlocutori che si sentivano già coinvolti, perciò siamo già arrivati a quell'insieme che diventava non più il punto di approdo ma il punto di partenza. E da lì dunque la scelta di Open Future, perciò che in inglese è un'accezione un po' diversa dall'italiano, nel senso che si rifà inizialmente all'idea di open culture, perciò una cultura aperta in cui tutti possono partecipare, però ha delle implicazioni anche quasi politiche, perché comunque si parla di effetti sulla proprietà intellettuale, sull'autorialità. E però mi piace guardare l'open future anche come futuro aperto, nel senso di futuro irrisolto, di futuro a cui non si danno ancora delle risposte, tant'è vero che Matera non si pone come una città candidata che propone un modello culturale chiuso e definito, bensì un luogo in cui sperimentare e dunque anche farsi delle domande a cui rispondere poi insieme. E perciò questo è quello che mi va di... diciamo il modo con cui mi va di parlare di Open Future, un futuro aperto che non ha risposte ma un luogo in cui appunto porsi queste domande insieme. Ospitare una capitale europea della cultura vuol dire poter avere una strategia di comunicazione autonoma molto forte, che non si può basare su quanto l'Europa comunichi la capitale, ma piuttosto quanto la capitale sia in grado di andare in tutti i 28 stati, incluso quello di origine, a comunicare che si è capitale. Si è quindi deciso da parte nostra di avere un media partner importante con TRM, addirittura aprire un canale tematico come TRM Art, di essere presenti il più possibile sul web, di avere un web team fatto da oltre 25 persone che lavorano sui social network come Facebook, come Twitter, come Instagram in maniera instancabile e continuativa. È un esempio che è stato copiato anche da altre città candidate come ad esempio Ravenna, di cui siamo fieri e che vogliamo condividere con le altre città. Noi non siamo gelosi dei nostri progetti, vogliamo che i nostri progetti diventino progetti di tutti, perché la cultura è dialogo, la cultura è interazione. Oltre agli elementi innovativi, però ci saranno anche elementi tradizionali, oltre agli ambasciatori digitali, oltre al passaparola che vogliamo promuovere attraverso i lucani che stanno nelle altre città d'Italia, nelle altre città d'Europa, nelle altre città del mondo, avremo anche una comunicazione appunto frontale che si avvarrà di sponsor che vogliamo coinvolgere soprattutto sulle 5 grandi mostre che fanno parte del programma culturale, una per ciascun filone della nostra narrativa, una mostra per futuro remoto, una per radici e percorsi, una per connessioni e riflessioni, una per continuità e rotture, una per utopie e distopie. Ciascuna di queste mostre avrà un grande sponsor nazionale e internazionale con il quale faremo una grande campagna di comunicazione su tutti i percorsi, su tutte le strade che portano a Matera a livello nazionale e da tutti gli aeroporti che portano nel nostro hub di Bari Palese, che vogliamo rendere noto, ci rende veramente molto vicini e molto collegabili al di là di ogni aspettativa. Quindi una campagna di comunicazione molto importante che varrà all'incirca il 15% del nostro budget, circa 7 milioni e mezzo di euro da investire, che renderanno la notorietà di Matera e della Basilicata sempre più stabili nel mercato di turismo e sempre più appetibili per essere un luogo dove venire a produrre e a far vedere l'innovazione culturale. Essere media partner ha significato sicuramente per noi un arricchimento nel corso di questo percorso, non solo perché abbiamo avuto occasione di condividere i tanti momenti
chiave di questo cammino, ma anche perché ci siamo arricchiti delle tante testimonianze raccolte, di tanti valori che sono stati piacevolmente scambiati e condivisi con quanti hanno lasciato un segno nei nostri studi, nelle piazze, nelle case che abbiamo raggiunto con le nostre trasmissioni. Sono tantissimi i momenti che hanno caratterizzato la condivisione in diretta di momenti importanti. Ovviamente il riferimento principale non può che essere quello della comunicazione delle sei città incluse nella shortlist, quello che possiamo ricordare con una maggiore carica emotiva, ma anche tutti quelli che avevano preceduto quel momento stesso e i tantissimi che si sono susseguiti e che hanno visto soprattutto gli ultimi mesi, le ultime settimane, condividere con un ritmo sempre più incalzante quanto il territorio andava accogliendo, programmando e gestendo di fatto a livello di coinvolgimento della scena creativa, dei turisti, della comunità. Il progetto TRM Art è stato presentato in modo simbolico ma anche molto forte il 2 luglio scorso a Matera. In occasione dei festeggiamenti di Maria Santissima della Bruna abbiamo scelto di far battezzare l'avvio della programmazione del canale tematico proprio per augurare adesso un futuro roseo, perché di fatto è un canale che rappresenta il meglio delle eccellenze del territorio e più in generale si propone come una vetrina per attestare l'eccellenza di un sud che ha cose da dire, ha una cifra identitaria molto forte, ha un orgoglio molto pronunciato e soprattutto una visione prospettica molto orientata a tracciare un binario dello sviluppo in collaborazione e in cooperazione anche con terzi. Questo significa sicuramente aver posto l'accento su quanto è avvenuto sul territorio, ma anche sulle tante esperienze che la scena creativa conduce quotidianamente, il coinvolgimento delle associazioni, la possibilità di raccogliere con delle lunghe interviste anche in inglese, con la presenza della nostra Caroline che è diventata un volto ormai noto ai nostri telespettatori e che cerca di fare appunto da cerniera fra la nostra cultura, quella anche che vive e si alimenta delle cose più belle legate alla tradizione, aperta però ad una prospettiva di internazionalizzazione, di confronto, di positiva contaminazione. Sul canale 602 del digitale terrestre in Basilicata, 638 in Puglia, ma anche sul web con www.trmart.it, sul canale YouTube e con i canali social c'è stata l'opportunità per tanti quindi di condividere in questi mesi un crescendo di attese, di auspici, ma anche di testimonianze forti che attestano il valore del cambiamento di questa comunità in cammino, non solo simbolicamente, e che certamente con tutti gli auspici del caso si ritrova unita ad auspicare il meglio per se stessa e per il suo domani, anche nella prospettiva 2019. La community online è stato un modo che abbiamo trovato per consentire a tutti quelli che volevano partecipare al processo di candidatura di poter esprimere delle idee e addirittura nella prima fase della candidatura abbiamo anche messo online alcuni dei temi della candidatura, li abbiamo discussi insieme e alcuni dei risultati a cui siamo arrivati sono anche stati inseriti nel dossier di candidatura. In quest'ultima fase abbiamo spinto su quelli che abbiamo chiamato i progetti dell'ultimo miglio, cioè abbiamo considerato che siccome c'erano ancora 2 mesi di lavoro molto duro da fare, era il caso di pensare a dei progetti che coinvolgessero l'intera popolazione regionale e quindi abbiamo spinto le persone a candidare progetti nei quali fossero coinvolte molte persone, soprattutto fuori Matera. La community Matera 2019 conta al momento 242 iscritti e ci sono stati centinaia di missioni postate e migliaia di commenti su quelle missioni. Funziona con un sistema molto, diciamo, di mobilitazione della intelligenza collettiva, cioè ci sono persone che postano un'idea, ce ne sono altre che commentano e dicono se sono d'accordo o non sono d'accordo e soprattutto se possono aiutare a realizzare quell'idea, perché magari chi propone un'idea dice io vorrei fare questa cosa però ho difficoltà a realizzare questo pezzo e qualcun altro dice ah ma questo pezzo posso realizzartelo io perché conosco queste persone, perché l'ho fatto anch'io e così via. In questo modo si creano delle discussioni che sono anche in qualche modo visualizzabili su un pezzo della community che si chiama EdgeSense, che tiene conto di tutte le relazioni che vengono svolte. Il cammino di Matera 2019 ha rappresentato una straordinaria occasione di visibilità di Matera
della Basilicata a livello non solo regionale ma anche nazionale e internazionale. Un'intensa attività che ha portato grande visibilità al cammino di candidatura. A tutto questo si aggiunge che abbiamo in qualche modo rotto l'isolamento a cui la Basilicata era relegata, è stata per troppo tempo relegata negli ultimi 50 anni. Oggi comunicare un'iniziativa a Matera è molto più semplice, molto più facile e c'è grande interesse da parte dei media nazionali e internazionali sul lavoro che stiamo facendo, sul lavoro di cambiamento della città e del Mezzogiorno. Questo ci consente insomma di comunicare un'idea di Sud diverso, che è quello raccontato in qualche modo nel dossier di candidatura, un Sud che vuole proporsi all'Europa fuori dagli stereotipi che l'hanno per troppo tempo caratterizzata e che vuole dare un segnale di cambiamento del Mezzogiorno e del nostro Paese. Il ruolo dei social media e del sito web, del web della comunicazione del Comitato Matera 2019 punta ad aumentare la web reputation che il Comitato ha. Che cos'è una web reputation? La web reputation è la reputazione che un determinato argomento acquisisce online, quindi rispetto ad articoli, blog, post o tweet che si riferiscono ad una determinata parola chiave, che in questo caso è proprio Matera 2019. Quando le parole associate a questa parola chiave sono parole positive, la web reputation aumenta e noi in questo momento, diciamo, secondo un sistema di algoritmi e che calcola questa reputazione, siamo primi rispetto alle città candidate, quindi sicuramente è un buonissimo risultato. Il nostro lavoro, quello che faccio io all'interno del comitato e soprattutto di tutto il gruppo del web team che ci supporta, è molto importante perché non esiste conoscenza se non c'è condivisione. Un percorso così intenso, così forte, che ha coinvolto tutta la comunità, non solo materana ma regionale, ha bisogno di una governance forte. Anche un progetto così visionario, così ambizioso, così nel futuro, così open future, aveva bisogno di una doveva poggiare su delle fondamenta solide. E le fondamenta solide sono date da questa fondazione. La fondazione è stata fortemente voluta dal comune e dalla regione Basilicata, ma anche tutte quante le altre istituzioni che sin dall'inizio hanno aderito con grande entusiasmo, con grande compattezza a questa candidatura. Quali appunto le due province di Matera e Potenza, i due comuni di Matera e Potenza, l'Università di Basilicata, la Camera di Commercio e la Regione Basilicata. Ed è questa è una fondazione che è stata costituita prima ancora della consegna del dossier per lanciare due messaggi. Uno è che qui in Basilicata si sta facendo sul serio, per cui tutti ci credono veramente e credono veramente nel fatto che si debba realizzare questo progetto indipendentemente dall'esito della candidatura. Matera è una città che ha fatto tanti salti in avanti, è la città forse che ha conosciuto maggiori trasformazioni urbane negli ultimi 30 anni, negli ultimi 40 anni e quest'ultimo salto, cioè quello di essere non solo una città bella, stupenda, che mozza il fiato, ma una città in cui venire perché succedono cose, perché si produce cultura, perché si fruisce cultura, perché si lavora insieme ai cittadini, producendo cultura, è un processo irreversibile, che è un punto di non ritorno, ormai è un processo avviato che non può essere assolutamente arrestato. La fondazione è uno strumento operativo che deve attuare il programma che è un po' alla base, redatto, predisposto dal comitato, dall'amministrazione, da tanti, dalla regione, che è un po' alla base della candidatura. Ed è un programma che noi attueremo per volontà espressa dalla Regione Basilicata, vincendo la gara, non vincendo la gara, cioè arrivando primi o anche arrivando terzi o secondi.
noi abbiamo bisogno di investire, riconosciamo in Matera questa capacità di fare squadra, di tenere insieme la regione. E vogliamo investire perché riteniamo sia un vettore che possa collegarci al futuro. È un lavoro in cui si è cercato di definire anche quali sono le risorse finanziarie che tale fondazione, di cui tale fondazione deve dotarsi, ma non soltanto le risorse finanziarie, in che modo tali progetti possano incidere su alcune politiche ordinarie della regione, quali le politiche di inclusione sociale, quali le politiche di accessibilità e dei trasporti, quali le politiche del turismo, come le politiche ovviamente sulla creatività, ma anche le politiche sull'energia, ma anche le politiche sulla società dell'informazione, sull'applicazione delle nuove tecnologie a tutti i settori. E quindi questo è un lavoro bellissimo che penso caratterizzi molto fortemente la candidatura, permettendo di combinare una grande visionarietà europea e una grande concretezza lucana. Io sono un lucano che conosce perfettamente bene cosa significa nutrire nella propria interiorità, nei propri pensieri anche di notte, il desiderio di poter scollinare, superare, saltare il fosso, guardare con più prospettiva e consegnare ai nostri giovani, ai ragazzi, un futuro, una speranza. Siamo persone, per quanto poche in numeri, ma di grande qualità, con i calli alle mani, ma anche con grande cervello, e vorremmo cercare di metterlo a valore portando Matera a capitale europea.